Capitano, non è l'esito del campionato che si sperava, però l'Inter questa stagione si è tolta tantissime soddisfazioni, due titoli, ottavi di Champions League, avete lottato per lo scudetto fino all'ultima giornata. Tu che sensazioni hai? No, le sensazioni sono quelle che hai detto te, abbiamo vinto due titoli, comunque qualcosa di positivo abbiamo fatto. Siamo andati avanti in Champions e purtroppo lo scudetto l'abbiamo perso, che era anche un nostro obiettivo. E qualcosa l'avevamo tralasciato, quindi altri sono stati più bravi, perché classifica non mente, dice sempre su 38 partite. E niente, oggi c'è un grande rammarico, però il campionato è finito e bisogna accettare quello che è stato sul campo e andare avanti. Devo anche farti una domanda sui tifosi, perché sono stati incredibili, ho visto delle scene molto belle anche a fine partita che vi hanno elogiato, giusto così, per la stagione che avete fatto. Noi siamo orgogliosi di loro e li ringraziamo, tutto lo stadio, la curva e tutti, per tutta la stagione, non solo per oggi. Sono stati sempre in tanti e ci hanno sempre stimolato e appoggiato e sostenuto nei momenti difficili, quindi grazie, un grande grazie a loro. Mi dispiace che oggi non potevamo ricambiare questo favore di tutto l'anno, ma devono continuare così e noi bisogna crescere. Studio. Sì, io a Samir volevo soltanto chiedere, innanzitutto fare i complimenti per una stagione, capitano, che è stata comunque pazzesca, due trofei, in generale tantissime partite giocate alla grande e tantissime emozioni. Volevo chiederti se dovessi scegliere un momento da poter rivivere, da poter rigiocare per un esito diverso, cosa sceglieresti? Sì, sono secondo me un po' dove abbiamo tralasciato, sono state partite di Champions con Liverpool dove in quel mese e mezzo ci ha tolto a livello fisico, a livello emozionale, bisogna quello, rigiocherei quel mese là, perché poi non è solo in una partita che perdi, è stato un po' diciamo mese brutto, sette pareggi. È lì che squadra ha avuto una flessione del campionato che era anche anormale che succede a tutte le squadre, però poi quando sei uscito dalla Champions anche in maniera che sei giocata con Liverpool alla pari, quando tu vinci fatica pesa di meno, quando tu invece perdi quelle partite là, anche se non ci abbiamo tanto da recriminare, ti comunque tolgono le regie e ti devastano da un punto di vista mentale. Marco, hai una domanda per Samir? Sì, ciao Marco. Ciao Samir, intanto un saluto, complimenti per la stagione comunque incredibile che avete fatto, dove avete portato a casa due titoli importanti che non si vincevano da tanti anni. La delusione di oggi, che rimane comunque dentro, ed è normale, giusto che sia così, bisogna portarsela dentro in questi mesi fino al prossimo campionato per cercare di ritrovare gli stimoli giusti per affrontare una stagione ancora più bella, più positiva di quella di quest'anno. Sì, è vero, ma come squadra siamo cresciuti, penso che abbiamo fatto vedere un bel calcio. Abbiamo fatto il nostro, peccato solo per questo, perché poi c'è da dire che ci abbiamo fatto 52 partite, che non sono poche. E noi abbiamo dato tutto, questo è molto importante. Io sono orgoglioso di questo gruppo, di questi ragazzi, e si va avanti così. Grazie capitano e buon riposo dopo oltre 50 partite di questa stagione. Grazie. Grazie, ciao.